girato in lungo e in largo anche per far crescere la voglia di congresso. E questa voglia c'è perché l'abbiamo percepita da parte di un'avvocatura, devo dire, molto responsabile, perché questa è un'occasione che abbiamo, al di là di quelli che possono essere i problemi legati alla sessione ulteriore, congresso, è importante che esca fuori qualcosa di costruttivo, qualcosa di utile all'avvocatura, che si ragioni con ampio respiro e quindi in prospettiva, ma anche per l'immediato, perché l'avvocatura ha bisogno di una scossa per dare ossigeno ad una situazione asfittica derivante essenzialmente dalla crisi del comparto giustizia che ci travolge interamente. Parleremo di tante cose interessanti, dai sistemi ordinamentali all'accesso alla professione, alla formazione, alle modalità e forme di esercizio della professione, argomento direi richiestissimo in tutta Italia perché incarna il nuovo, quindi da lì dovremmo avere una scossa per il futuro, ce lo chiedono particolarmente i giovani, tanto per dire, le società tra professionisti devono in qualche modo essere accoglienti nei confronti del giovane avvocato, anche con particolare attenzione al profilo fiscale. E di lì poi anche attenzione alla monocommittenza, a tutte le possibili nuove attività che l'avvocatura, magari aumentando i poteri autocertificatori, potrebbe svolgere. Attenzione anche al quinto gruppo, che è quello dedicato al procedimento disciplinare e al codice deontologico. Sono legati questi due gruppi perché le innovazioni ci chiedono anche una revisione attenta di quelli che sono i principi legati alla deontologia, nel senso che noi dobbiamo fare una corsa leale, lo abbiamo promesso alla politica con le altre professioni, ma non dobbiamo essere noi stessi a limitarlo. Quindi faremo una verifica di quello che serve realmente. Il codice deontologico non si discute ovviamente nei suoi principi chiave, se c'è una norma c'è un motivo, però verifichiamo se si può fare ugualmente anche con una attenuazione di certi limiti. Il procedimento disciplinare deve essere decisamente più snello, se no non diventa garantista, quindi non basta trasporre le garanzie del giusto processo a un procedimento di carattere amministrativo, bisogna fare un pochino di attenzione e quello sarà il momento particolare. Parlavo dell'avvocatura che si avvicina a questo congresso. Ecco, io direi che lo sforzo titanico che abbiamo fatto, perché richiede enormi sacrifici, soprattutto da parte dell'organismo congressuale forense, ma che secondo me in questo modo mette a frutto anche la sua utilità nell'ambito complessivo, è quello di cercare di arrivare con un'idea, frutto di tante idee, quindi la sintesi delle stesse, un'idea che sia in qualche modo maggiormente condivisa. Questo ce lo chiede la politica, che non ha tempo di rivolgersi agli argomenti se sono divisivi. La politica va dove vede unitarietà. Questo è un momento importante per cui stiamo ragionando anche sulla possibilità di sedimentare quelle che saranno le discussioni e le delibere congressuali. E in questo senso l'auspicio è di poter creare anche una sorta di superfettazione del congresso, quindi non perdita di importanza, tutt'altro, ma consolidamento di quelle che saranno le sue decisioni.